Il nostro scopo è quello di avvicinare oggi la musica ai giovani. Questo è l'obiettivo di un insegnante della musica in genere. Soltanto che oggi i giovani non si avvicinano alla musica perché vedono la musica non in quanto come un arricchimento, ma più come una scorciatoia breve per arrivare, diciamo, a degli obiettivi. E questo, per esempio, succede nei ragazzi perché quando vanno a iscriversi a un corso, la prima domanda che chiedono è ma io quanto tempo ci metto, diciamo, a imparare uno strumento? Perché vogliono subito arrivare, diciamo, a degli obiettivi, ma non capiscono che quella invece è la scorciatoia più breve per arrivare al limite ad ottenere dei successi, ma è la strada, diciamo, quella che poi ci allontana dal reale valore che è la musica. Cioè la musica è qualcosa che arricchisce chiunque si avvicina, indistintamente dall'età, quindi dai 0 ai 90 anni. Cioè la musica è un qualcosa, diciamo, è l'espressione, diciamo, allora la musica è, diciamo, l'arte dei suoni, come, diciamo, la poesia è l'arte delle parole. E quindi, diciamo, ecco perché importante nella vita è capire che la musica si deve fare non tanto perché dobbiamo essere travolti da ciò che ci circonda, quindi il mercato, le case discografiche, arrivare, diciamo, diciamo, mettersi in vetrina, ma imparare la musica perché è un qualcosa che, partendo fin dall'infanzia, arrivando fino all'adolescenza, fino ad essere adulti, è un qualcosa che ci mette in sintonia, ci apre un mondo, un universo che, insomma, ci dà una visione più completa di quella che è la vita nella sua totalità.